Una storia per la quale dobbiamo assolutamente combattere insieme. Chiedo l'aiuto veramente di tutti quanti voi anche a casa. Ascoltate. Grazie a San Rocco, che è con Mario, Vincenza e Luigi Corsino. Oggi, fra l'altro, lo voglio ricordare, è la giornata internazionale delle persone con disabilità. Okay? Allora, quando io dico queste giornate vanno bene, bellissimi ricordi, va bene tutto, però ogni giorno ci devono essere queste giornate. Ogni giorno noi dobbiamo pensare e combattere per le persone che sono in difficoltà. Maria Grazia, come iniziamo oggi? Buongiorno Eleonora. Intanto vorrei ringraziare queste persone, questa famiglia, questa meravigliosa famiglia. Eccola qui, vedete, loro hanno delle disabilità, sono tre persone, mamma, papà e un figlio, Luigi. Hanno delle disabilità, hanno dei gravi problemi di salute e loro chiedono semplicemente di avere una casa dignitosa, di avere una casa in cui poter vivere serenamente, in cui non dover fare le scale ogni volta, perché qui i disagi sono veramente tanti. C'è una rampa di scale, signor Mario, che lei fatica a fare. L'ascensore è stato installato, pensate, dopo 30 anni, è stato installato soltanto 10 giorni fa, ma oggi già non funziona più e anche noi con gli operatori siamo saliti a piedi con tutta l'attrezzatura. Quindi è davvero difficile vivere qui. Dobbiamo dire che voi questo appartamento l'avete occupato abusivamente 30 anni fa perché purtroppo erano stati costretti a lasciare l'abitazione in cui vivevano e hanno vissuto in un'automobile per un periodo di tempo. Quindi siete arrivate qua. Ma voi oggi chiedete di avere un appartamento perché ci sono tanti problemi qui. Una casa popolare. Una casa popolare, chiedete. E basta. Nulla di più. Ma cosa è successo? Ci sono tante vicissitudini attorno alla vostra vicenda personale. Sì. Avete chiesto una casa popolare, un alloggio, avete presentato una regolare domanda e poi che cosa avete scoperto? La mia domanda, l'ultima, del 17, era sparita. Del 2017. Vuole passare un po' la mascherina? No, aspettami un attimo. Le distanze, ma purtroppo... Maria Grazia, aiutami, fammi capire. Sì. Scusa un attimo. Allora... Stanno chiedendo una casa popolare, qual è la situazione e perché si trovano, perché ci si trovano in questa situazione? Aiutami un attimo a capire. Ecco, come dicevamo, loro hanno occupato abusivamente questo appartamento circa 30 anni fa. Okay. Sono stati qui, ma nel frattempo hanno chiesto più volte di avere un alloggio popolare, una casa popolare e soprattutto ad un piano terra, proprio perché la signora, soprattutto la signora, ha problemi nel muoversi, ha delle disabilità, per cui fatica a fare le scale. Di una casa al piano terra. Perché se c'è questo tipo di disabilità, immagino ci sarà anche un ascensore? C'è un ascensore lì? Qui c'è un ascensore, come dicevo, da 30 anni. Dopo 30 anni è stato attivato 10 giorni fa, ma funziona soltanto saltuariamente. Questa mattina, ad esempio, dire? Non funzionava. Per cui come... Perché funziona? Purtroppo non funziona l'ascensore. C'è rotto. Per cui pure pericoloso, c'è un ascensore che hanno attivato 10 giorni fa, mezzo rotto, per cui c'è anche un rischio per la salute di queste persone. Esatto. E poi dobbiamo dire una cosa, questo lo diceva la signora Vincenza, al primo piano non si ferma, vero signora Vincenza? Non si ferma l'ascensore al primo piano. E io nel mese di settembre stai così male che
venne la tua ambulanza, mi portò in ospedale. Beh, era di notte, non c'era la luce nella scalinata e gli operatori dell'autoambulanza mi legarono a una sedia per potermi scendere giù e mio figlio e mio marito con delle lampade facevano luce per portarmi giù nel portone per poter arrivare all'ospedale. Non c'era neanche energia elettrica e senza luce. Ma ci sono davvero dei disagi a cui ogni giorno devono far fronte. Ma la casa dove stanno adesso, io non riesco, perché tu parli di casa popolare? La casa dove stanno adesso è anche questa una casa popolare? Questo è un alloggio dell'ex OMPA, ossia è un'opera nazionale dei pensionati italiani, è un'opera che non esiste più e quindi alla fine degli anni 70 queste abitazioni sono state date, quindi sono gestite dalle amministrazioni pubbliche. Quindi questa casa comuni. Non ha un'agibilità, questa casa non ha, esatto, ma non comunale. È neanche abitabile perché non è... Questa casa però non è agibile, non ha mai avuto un'agibilità, per cui a tal proposito, insomma, ci sono anche delle indagini in corso, è stato presentato anche un esposto in procura, perché loro chiedono semplicemente di avere un alloggio popolare che abbia tutti i requisiti di cui hanno davvero bisogno. Anche perché più avanti si va e la situazione è peggiore. La situazione è peggiora. Luigi, Mario, certo, Luigi. I problemi... Noi viviamo con le bombole a gas per stare a casa. Non ci sono, non è stato effettuato l'allaccio della... No, non è stato mai allacciato. Cioè, abbiamo i termosifoni e le caldaie, però non funziona niente. Non funziona niente. Cioè, per cui state pure al freddo. Lo vedete quella stufa? Ma diciamo le cose... State pure al freddo, c'è oltre anche che questo ascensore si rompe... Ma è possibile, sì, ma visto che è una casa comunale, è possibile che non chiedete al comune di intervenire per l'allaccio del gas? E due stufe elettriche, abbiamo quattro stufe, però l'ambiente è sempre quello, è freddo. A tutto questo, Eleonora, dobbiamo aggiungere anche un'altra cosa, che loro hanno una pensione minima. Hanno una pensione minima, quindi ogni mese le bollette, soprattutto quelle relative all'energia elettrica, sono davvero molto elevate, sì, per un reddito che è davvero minimo, che è davvero irrisorio, e quindi devono far fronte allora, a spese continue. Avvocato, mi scusi, Elda Pagnello, l'avvocato di questa famiglia, ma voi siete intervenuti, avete chiesto al comune di fare qualcosa, perché quella è una casa comunale, mi sembra di capire. Allora, io ho conosciuto, sì, buongiorno a tutti, io ho conosciuto il signor Corsino che si è rivolto al mio studio legale proprio perché negli anni si è visto ledere il suo diritto di ricevere una casa popolare, laddove i requisiti, il signor Corsino, così anche i componenti della sua famiglia, non ha soltanto i requisiti previsti dalla legge, ma addirittura avrebbe i requisiti preferenziali al fine di ritrovarsi con un punteggio all'apice di una graduatoria. Questo signore, il signor Corsino, si è rivolto al mio studio legale perché partecipando all'ultimo bando del concorso pubblico per l'assegnazione delle case popolari che il Comune di Foggia ha indetto nell'anno 2016, di recente questo signore qui, recandosi presso gli uffici del Comune di Foggia, veniva a scoprire che la sua domanda era stata annullata. Teniamo presente che nessuna comunicazione questo signore aveva ricevuto dal Comune di Foggia, laddove la pubblica amministrazione in questi casi, tramite il rimedio del soccorso istruttorio, avrebbe potuto, nel caso di questo signore qui, interpellare il signor Corsino al fine di rettificare laddove ci fossero stati degli errori materiali oppure di integrare la domanda. Cosa, si tratta di emergenza chiedete, abitativa. Avvocato, che cosa chiedete? Sì. Noi diciamo che questo signore, quando si è rivolto a me, ha notato una serie di anomalie, così come di recente mi ha riferito che nel cortile davanti allo stabile dell'ex OMPI hanno trovato degli addetti del comune di Foggia che lo invitavano alla sottoscrizione di un contratto di locazione. Teniamo presente che questo alloggio non ha la certificazione di abitabilità, ovvero tutti quei requisiti che la legge prevede in materia di sicurezza, in materia di igiene, in materia di risparmio energetico. Posso dirvi una cosa? Siamo sempre alle solite, sì, Klaus? Esatto, siamo esatto. Sempre alle solite. Esatto. Da una parte o dall'altra poi sono le vittime
le persone più indifese, ok, che ne rimettono. La burocrazia. Ecco, facciamo qualcosa per queste tre persone. Assolutamente. Proprio oggi che è la giornata internazionale sulla disabilità, ok? Andiamo a vedere quell'ascensore, Maria Grazia, riesci a spostare il mezzo Rai per vedere quell'ascensore se funziona o non funziona? Proviamo. Klaus. Proviamo ad andare, proviamo a muoverci. Ok, fallo, Klaus. È lo strapotere della burocrazia. La burocrazia dovrebbe essere un sistema attraverso cui le leggi agevolano la vita dei cittadini. Purtroppo il paradosso della burocrazia, che agevola chi ha già, chi si può difendere, chi ha dei privilegi, chi è socialmente avvantaggiato, invece diventa di intralcio per tutelare quelle figure che avrebbero veramente bisogno come queste. Aggiungo una cosa, Eleonora, non parliamo di una esigua minoranza, parliamo di migliaia e migliaia di persone. Questo è un esempio molto molto grave e che dove si somma le persone svantaggiate dalla carenza dello Stato, del Comune, eccetera. Ma è anche vero, Eleonora, abbiamo tolto soldi ai comuni, abbiamo tolto soldi agli enti privati, abbiamo tagliato, alla fine chi paga sono sempre le povere persone, i disabili. I disabili devono essere a 100% parte totale della nostra società, perché negli altri paesi, come da noi, si laureano, fanno le cose, aiutano, non possiamo marginalizzare. Allora, questo distingue la civiltà dall'inciviltà. Allora, vediamo, sta ascensore funziona, arriva, non funziona. L'ascensore. Ma io non ho capito perché non arriva al primo piano. Poi fermi per mesi gli ascensori. Ma perché non arriva al primo piano? Oh, allora, si è aperto. Adesso è arrivato al primo piano. Probabilmente questa mattina è successo qualcosa, il miracolo forse. Sapevano che arrivavano le telecamere. La signora l'ho preso. Sapevano che arrivavano le telecamere. Probabile, perché noi siamo venuti qui anche ieri mattina. Noi siamo venuti qui anche ieri. E questo ascensore funziona, ma io volevo farvi vedere anche la rampa di scale. Allora, guardate, stranamente, quando questa arriva la televisione, di notte, la sera, come si dice, quando arriva la televisione, poi funzionano magicamente, vabbè, le cose funzionano. Però... La Parietti si sta scrivendo con l'ascensore. Parietti, noi siamo venuti qua ieri, infatti. Alba, Alba, sei in diretta? Sì? Ti seguo. Ti stavi scrivendo. Sì, dimmi la verità. Sei tu che hai azionato l'ascensore, di la verità. Sì, è stata lei. È arrivato al primo piano stamattina, magicamente. La Parietti. Sì. Allora, cerchiamo di aiutare. In ogni caso, io quello che trovo che sia veramente... Posso dire, quello che trovo che sia veramente allucinante, diciamo, di questa nostra società è che gli ultimi, diciamo, le persone, cioè, che non... Secondo la società, non, diciamo, non hanno un'utilità, no, sociali, vengono completamente dimenticate. Cioè, se c'è un problema di disabilità, se una donna è vessata, cioè qualsiasi categoria non venga considerata, tra virgolette, le persone anziane, minori, utili, sono inutili, quindi è come se non esistessero. Cioè, alla fine, se non ci arriva la televisione, non ci arriva più nessuno. E siccome di casi come questi signori ce ne sono non uno, ma centinaia. Speriamo si riesca a fare qualcosa.